Buongiorno a tutti e bentornati nel mio canale. Oggi video recensione sugli ombretti. Se avete visto il mio video sul make-up, era un video tag, io dicevo che amo gli ombretti, che ne ho tantissimi, che li provo veramente sotto tutte le forme, che a volte ne metto anche due insieme perché sfumo, faccio varie sfumature e quindi mi piacciono tantissimo gli ombretti. Oggi volevo farveli vedere e dirvi anche quali sono quelli che secondo il mio punto di vista personale sono i migliori e quali invece non mi sono piaciuti. La maggior parte dei miei ombretti sono di Sephora perché io mi trovo bene, li tengo qua nell'apposita scatola appunto di Sephora e ne ho sia in matita che in polvere. Quindi cominciamo subito da quelli in matita. Partiamo da Sephora e poi passiamo alle altre marche, che però, come vi dicevo, delle altre marche ne ho comunque meno. Vi faccio vedere prima le matite ombretto, tutte resistenti all'acqua. Questa è l'ultima che io ho acquistato, è un colore diciamo rosa viola, è un colore di questo genere ed è il numero 38. Questo è un colore che secondo me non è il mio colore, quindi io l'ho voluto comprare perché volevo provare anche questo colore. Non avevo mai usato colori sul rosa e sul viola perché comunque avendo i capelli rossi non ritenevo fosse proprio il colore adatto, però insomma ho voluto fare questo tentativo, quindi ho preso questo ombretto di Sephora, l'ho provato, ma non mi ha entusiasmato, ma più che altro non tanto per la qualità dell'ombretto, ma perché ritengo che non sia proprio il colore che mi valorizza di più. Però è comunque un ombretto buono, di qualità, si stende bene, dura a lungo e ha comunque un colore abbastanza tenue, quindi non è un rosa viola troppo aggressivo. Poi vi faccio vedere un ombretto che ha dei toni sul dorato, questo è il numero 4. È un ombretto valido perché comunque molto morbido nella stesura, a me è piaciuto comunque come qualità, però nel mio caso valorizza poco lo sguardo perché è veramente molto molto chiaro. Una volta steso sull'occhio davvero è chiarissimo, quindi insomma lo sguardo, almeno il mio sguardo con questo tipo di ombretto veniva valorizzato poco. Quindi pur essendo un ombretto di buona qualità io lo uso pochissimo. Un altro ombretto che ho preso ultimamente, sempre di Sephora, è questo, che è un verde turchese, diciamo, il numero 36, e questo mi ha veramente entusiasmato, mi è piaciuto tantissimo, però dovete tenere presente, se lo utilizzate, che è molto molto acceso, quindi una volta messo sull'occhio, l'occhio sarà molto carico, quindi sicuramente non è un ombretto che passa inosservato. Quindi va bene se volete utilizzare un trucco comunque abbastanza appariscente. A me è piaciuto molto questo colore perché comunque secondo me mi ha valorizzato molto lo sguardo, ma ovviamente essendo così tanto acceso non lo utilizzo magari tutti i giorni, ma lo utilizzo soltanto quando magari voglio uscire, voglio andare a cena fuori, insomma voglio avere un trucco un pochino più visibile, un pochino più acceso. Però è comunque un ottimo ombretto di buonissima qualità. Un altro ombretto che mi piace moltissimo è questo, che è un verde un pochino più scuro ed è il numero 25. Questo è davvero un bell'ombretto perché si avvicina moltissimo al colore dei miei occhi, quindi io lo uso quasi tutti i giorni questo perché ritengo che sia quello che davvero mi sta meglio di tutti. È un ombretto che si stende bene, molto morbido, è molto facile da sfumare perché comunque poi utilizzando anche un altro ombretto in polvere, sempre più o meno dello stesso colore, davvero viene un ottimo effetto. E insomma, questo sicuramente è il mio preferito ed è quello che io vi consiglio di utilizzare se avete gli occhi verde scuro. Poi un altro ombretto che io utilizzo volentieri e che utilizzo spesso, avendo appunto gli occhi verde scuro e che al pari di quello che vi ho fatto vedere adesso, di nuovo valorizza molto lo sguardo se avete il colore degli occhi così, è questo che è un numero, ve lo dico subito, numero 9 e non posso farvelo vedere aperto perché è ancora sigillato, però insomma il colore è questo, è il numero 9. E davvero fa un ottimo effetto sul mio occhio, al pari di quello di prima, come vi dicevo, valorizza molto il mio sguardo. Poi andiamo avanti, vi faccio vedere un blu, questo blu,
Questo anche è molto bello ed è quello che indosso in questo momento, quindi adesso che giro il video, questo è il numero 13, Marine, il nome, scusate, e veramente è un buon ombretto che io utilizzo non proprio spessissimo, però ogni tanto quando mi stufo un po' del verde e voglio passare all'azzurro utilizzo questo. E anche questo è veramente buono, una buona qualità, si stende bene, insomma, queste matite sono tutte comunque di buona qualità, secondo me si stendono tutte molto bene. E io spero che si veda bene adesso nel video, insomma, come mi sta, in che modo può valorizzare più o meno il mio sguardo, però insomma è un colore che comunque ogni tanto mi piace portare. Poi, vi faccio vedere un verde brillante in questo caso, che è il numero 10. Questo è un po' consumato perché anche questo lo uso abbastanza spesso. Questo verde brillante io lo utilizzo soprattutto quando sono vestita con toni del rosso, quindi quando ho una maglia rossa, quando ho qualche collana rossa, insomma, quando ci sono dei toni sul rosso nel mio abbigliamento, io utilizzo questo verde brillante che poi abbino anche ad un altro ombretto in polvere, sempre verde brillante, e comunque un colore anche questo abbastanza acceso, quindi se lo usate tenete presente che poi il vostro trucco sarà veramente appariscente e acceso, quindi tenetelo presente. L'ultimo di Sephora che volevo farvi vedere, l'ultima matita di Sephora, è questo numero 24, Dark Brown, è il numero, è un marrone scuro. Anche questo è abbastanza carino. Questo, a differenza delle altre matite, ho notato che nella stesura è meno morbido. Io non so perché, ma questo colore rispetto agli altri effettivamente riesco a stenderlo con meno facilità. Non vi so dire se magari è un difetto di questa matita che mi è arrivata oppure se sono tutte così quelle di questo colore, però insomma la cosa che vi posso segnalare è questa: quando lo stendo ho più difficoltà rispetto alle altre matite della stessa marca ed insomma è strano, però è così. E questo anche è un buon colore, io lo considero un colore un po' più invernale, perché essendo un marrone scuro, comunque di solito lo utilizzo in inverno e lo abbino sempre ad un altro ombretto in polvere un po' più glitterato, perché altrimenti mi appesantisce troppo lo sguardo. L'ultima matita che vi faccio vedere, ma questa volta non è di Sephora, bensì di Bottega Verde, è questa, che è una matita bicolore, perché ha da una parte la matita Kajal da mettere all'interno dell'occhio e dall'altra parte ha la matita ombretto da mettere sopra. Questa è una matita che io ho comprato veramente tantissimi tantissimi anni fa. Vi faccio vedere i due colori se ci riesco. Questo è l'ombretto e questa è la matita da mettere all'interno dell'occhio. E io non so se Bottega Verde la produce ancora, perché non acquisto molto spesso da Bottega Verde, però insomma, se per caso la producesse ancora, ve la consiglio perché è comunque una cosa carina poter abbinare l'ombretto e la matita mantenendo gli stessi toni, avendo soprattutto tutto in un'unica matita. Io questa me la portavo spesso nella borsa proprio perché aveva le due possibilità, sia l'ombretto che la matita, quindi magari se avevo bisogno di ritoccare un pochino il trucco velocemente, qui ne avevo due in una e quindi era molto comoda. Adesso io non l'ho più utilizzata questa, devo dire la verità, perché mi trovo talmente bene con Sephora che sinceramente non mi è più venuta la voglia di utilizzare questa, però comunque faccio una buona recensione perché è una matita che finché l'ho usata mi sono trovata bene. Passiamo agli ombretti in polvere di Sephora. I primi tre ombretti che voglio farvi vedere sono questi, che sono ombretti più piccolini rispetto, diciamo, a quelli normali, perché insomma un ombretto normale ha questa dimensione, questo invece è più piccolo, come potete vedere. Questi tre mi sono arrivati in omaggio da Sephora. Sono tutti e tre sul marrone e sono molto carini, io mi trovo bene. Io utilizzo tutti i giorni questo, quindi ve lo faccio vedere, ma vi dico subito che manca la metà perché lo utilizzo veramente tutti i giorni. E questo è il numero 72 ed è un colore molto molto chiaro, un color sabbia, diciamo così, molto chiaro. E lo utilizzo soprattutto da mettere come base e mi trovo veramente benissimo. Poi abbiamo il tono che diciamo è una via di mezzo tra quello lì così chiaro e il marrone più scuro, che è il numero 49, ed è questo.
E anche questo è molto carino, io l'ho utilizzato qualche volta, messo sopra la matita marrone e devo dire che mi sono trovata molto bene. Quello più scuro di tutti è il numero 80 ed è questo colore che diciamo è un color bronzo. Anche questo è leggermente glitterato e anche questo è molto bello, valorizza molto l'occhio, lo sguardo. Poi, vi avevo detto che non avevo più matite, in realtà mi sono accorta che ne è rimasta ancora una matita, quindi passiamo un attimo di nuovo alla matita. Questo è il Glitter Black ed è il numero 16. Questa è una matita nera, un ombretto nero glitterato. Questo lo uso poco, però quando l'ho utilizzato comunque mi è sempre piaciuto molto e l'ho sempre abbinato al colore argento, perché nero mi sembra troppo scuro, mi sembra che mi carichi l'occhio in maniera eccessiva. Lo associavo ad un ombretto grigio, diciamo argento, e mi stava, insomma, mi stava abbastanza bene, mi piaceva, insomma, quindi c'era anche questa matita. Andiamo avanti con gli ombretti in polvere. Vi faccio vedere poi questo, che è quello che io indosso adesso insieme alla matita che vi ho fatto vedere prima. È un azzurro, è molto acceso in realtà, ed è il numero 18. Ed è questo. Questo qua è quello che vedete ora sul mio occhio. Questo mi piace veramente molto, abbinato alla matita che vi ho fatto vedere prima e lo utilizzo spesso. Poi vi faccio vedere questo verde brillante che è il numero 11. Anche questo l'ho utilizzato molto spesso, sempre in associazione con la matita. Questo è un po' glitterato, quindi fa un effetto veramente tanto brillante. Poi c'è questo che è un color sabbia ed è il numero 214. Io questo l'ho sempre utilizzato solo ed esclusivamente come base, perché da solo non mi piace, cioè comunque non si vede neanche, lo sguardo è poco valorizzato secondo me con questo ombretto e quindi va bene per quelli che sono i miei gusti, le mie esigenze, va bene solo come base perché è troppo chiaro secondo me. Poi vi faccio vedere questo marrone più scuro glitterato che è il numero 294. Questo è molto scuro, ma io lo utilizzo sfumato sopra la matita marrone e fa questo effetto glitter che veramente a me piace tantissimo e lo utilizzo, come vi dicevo prima, molto di più in inverno. Vi faccio poi vedere l'ultimo acquisto, che è questo rosa, che è il numero 263. Questo l'ho usato insieme alla matita che vi ho fatto vedere prima, che è questa. Io ritengo che non sia il mio colore, ve l'ho detto prima, quindi è un buon ombretto. Mi sono trovata bene nella stesura, ha una buona tenuta, però secondo me sul mio sguardo non è un granché. Però l'ombretto è comunque di buona qualità. Poi il grigio argento di cui vi parlavo prima è il numero 60 ed è questo grigio argento qua. Questo l'ho utilizzato tante volte, mi sono trovata bene, è molto molto glitterato, quindi se lo utilizzate fate attenzione perché vi riempite di glitter ovunque, quindi insomma questo è molto glitterato. E poi abbiamo il numero 21 che è molto scuro, è quasi nero ma in realtà è un blu notte, poi visto così sembra nero ma è un blu notte. Io l'ho utilizzato pochissime volte perché è davvero molto scuro e quindi mi dava l'impressione che mi appesantisse proprio tanto lo sguardo, però qualche volta comunque l'ho utilizzato e tutto sommato non mi è neanche dispiaciuto, nonostante questo senso di pesantezza dello sguardo. Ci sono dei make-up che magari realizzo per uscire la sera e quindi magari può andare bene anche se è un pochino più scuro. È comunque un buon ombretto, che se utilizzato magari sfumato appesantisce anche un po' meno. Vi faccio vedere poi un ombretto in polvere della Bottega Verde che utilizzo quasi quotidianamente, anche questo che è un verde scuro del numero 111 928, credo che sia questo il numero perché è l'unico numero che c'è. Comunque il colore è questo e anche con questo mi trovo bene, lo utilizzo molto spesso, quasi tutti i giorni, e sempre messo sopra la matita e sfumato. Io è molto difficile che utilizzi un ombretto da solo. Di solito io utilizzo una combinazione di ombretti perché mi piace fare le sfumature.
E quindi insomma un ombretto da solo, così solo e abbandonato, io non l'ho mai utilizzato, quindi vi parlo di questi ombretti, ma tenete presente che li metto sempre in associazione con altri. Un altro ombretto in polvere della Kiko, che volevo farvi vedere, è questo, il numero 23. Questo è molto simile a quello di prima, anche questo è un verde abbastanza brillante, ma comunque meno brillante di quello di Sephora, quindi è un pochino più, come si può dire, è meno appariscente, anche se comunque poi si vede, però è meno appariscente rispetto a quello di prima. Poi vi faccio vedere un ombretto Douglas che è il numero 5 ed è un azzurro chiaro chiaro. Io questo lo uso come base quando mi voglio mettere i toni sull'azzurro. Quindi oggi in questo video sono truccata con questo ombretto qua usato come base, con la matita azzurra che vi ho fatto vedere prima, che è, se la ritrovo ve la faccio rivedere, è questa qua, e poi sopra ho l'ombretto, questo qui, glitterato azzurro della Sephora. Eccolo qua. Quindi ho una combinazione di questi tre ombretti oggi. E insomma, anche con questo qui, comunque della Douglas, così chiaro, mi trovo bene, però ripeto, come base, perché se lo utilizzate da solo, alla fine non si vede quasi nulla. E poi c'è questo della Kiko, che è il numero 87 ed è un verde scuro. È fatto così, mi sono trovata bene, ha una buona tenuta, comunque si stende bene, si sfuma bene. Ed è un colore che anche questo utilizzo quando metto la matita verde come base. Adesso che vi ho fatto vedere tutte le matite e tutti gli ombretti in polvere, passiamo alle palette. Io in realtà non ho una vera e propria palette, diciamo acquistata, scelta e pensata. Ho due mini palette che mi sono state regalate e poi ho una palette che ho ricevuto in omaggio che ha all'interno 168 colori, quindi tantissimi colori, ma di dimensione molto molto piccola. Ora poi ve la mostro, vi spiego tutto. Vi faccio vedere prima questa mini palette, questa che mi è stata regalata a Natale, lo scorso Natale, da mia cugina, ed è una palette che va benissimo da portare nella borsa. Ha due ombretti e due rossetti, quindi insomma è molto carina, ha un azzurro chiaro e un nero glitterato. Quindi io con questa mi trovo bene, l'ho utilizzata spesso, in realtà, vabbè, ovviamente il nero glitterato posso utilizzarlo solo se ho la matita nera come base, perché ovviamente non lo posso utilizzare se ho sopra il verde o l'azzurro, però è comunque un buon ombretto perché ha avuto una tenuta molto lunga. Per essere una palette così da borsetta, devo dire che mi sono trovata bene. La marca è Pupa. Ed è il numero A13, quindi se per caso vi interessa potete andare ad acquistarla con il riferimento A13 ed è molto molto carina. Poi vi faccio vedere un'altra palette della Royal Beauty che mi è stata regalata da mia zia a Natale, anche questa di un paio d'anni fa. Copro perché c'è lo specchietto, quindi semplicemente per non abbagliarvi. C'è lo specchietto e ci sono tanti colori perché comunque ci sono tanti toni. Partono dal rosa chiaro al marrone più chiaro, più scuro, e poi vanno a finire anche sul verde scuro, che è il colore che piace molto a me. Diciamo che questi ultimi due colori che vedete qua sono quelli che io sicuramente utilizzo più spesso, però ho provato anche già i marroni e mi sono comunque trovata bene. Questa anche è una palette che per le dimensioni che ha si può portare tranquillamente nella borsa. Io però devo dire che nella borsa questa non la porto quasi mai perché non sono una persona che ama avere troppe cose nella borsa e quindi la utilizzo spesso, ma la utilizzo in casa. L'ultima palette che vi faccio vedere è più grossa, sono 168 colori e mi è arrivata in omaggio. La cosa particolare di questa palette è che non c'è scritto nessun numero di riferimento e non c'è scritta la marca, perché mi è arrivata così. Quindi, come vedete, non c'è scritto assolutamente niente sopra, quindi io non vi posso dire di che marca sia perché non ne ho la minima idea. Credo che sia proprio una palette pensata per dei campioni di colore, perché veramente i colori sono 168, come vi dicevo, sono molto piccoli, perché come potete vedere la dimensione
dell'ombretto è piccolina. Però comunque diciamo che io sono contenta che mi sia arrivata nonostante le piccole dimensioni dei vari ombretti, perché con 168 colori io ho veramente la possibilità di provare qualsiasi colore, perché qua ci sono veramente tutti i colori. È su due piani, perché come potete vedere qua c'è il primo piano e poi ce n'è un altro sotto, perché vedete? Ce ne sono due. E sono 168. Adesso io vi faccio vedere meglio che posso, che riesco, insomma, i colori del primo piano, diciamo, sono questi e vanno dall'azzurro al verde, al viola. E veramente c'è di tutto, c'è il giallo, c'è persino il rosso. Io un ombretto rosso non l'avevo mai utilizzato, non so neanche se lo utilizzerò, però davvero per dirvi ci sono proprio tutti i colori. E poi ci sono questi ombretti che sono un po' particolari perché non so se li vedete, se riuscite a vederli, sono un po' boh, maculati, cioè questo ha ad esempio un po' di verde, un po' di giallo, questo ha un po' di rosa, un po' di viola. Io questi non li ho ancora provati, quindi non vi so ancora dire come mi stanno e come sono, però insomma mi hanno abbastanza incuriosito. Poi il secondo piano ha questi colori, che anche qua sono veramente tanti di nuovo. Questa volta abbiamo anche qui un po' di viola, un po' di rosa, abbiamo il marrone, abbiamo marrone chiaro e poi abbiamo toni che vanno più vicino al nero, vicino all'azzurro, insomma, come potete vedere ci sono veramente tutti i colori. Come ho fatto a ricevere in omaggio questa palette di 168 colori, vi starete chiedendo? Io ho fatto un ordine su eBay. E ho acquistato una cosa che in realtà non c'entrava niente perché ho comprato del materiale per fare della nail art, quindi ho acquistato dei dotter, dei pennellini e una serie di stickers per unghie e la persona che vendeva questo materiale mi ha detto che con il limite di spesa che io avevo raggiunto avevo diritto a un omaggio e mi ha chiesto se volevo una palette con gli ombretti o se volevo altro materiale per unghie. E io, considerando che una palette per ombretti ancora non l'avevo, ho scelto quella. E mi sono stupita molto quando mi è arrivata, che ho visto che c'erano tutti questi colori di tutte queste tonalità. Insomma, ero veramente molto felice. Quindi sono riuscita ad averla in omaggio tramite un acquisto fatto su eBay, quindi diciamo un accordo tra privati. Io davvero non vi so dire che marca sia perché non c'è scritto nulla sopra, ma quello che vi posso dire è che tutti i colori che ho provato fino ad ora mi sono piaciuti, sono stati tutti di lunga durata e comunque ho trovato il modo di stenderli e di metterli sull'occhio, l'ho trovato molto molto semplice e diciamo non si sono formati grumi, insomma è veramente una buona qualità di ombretti. Niente ragazzi, io mi fermo qua perché questo video io ho perso la cognizione del tempo, immagino che sia durato tantissimo. Vi saluto, vi do appuntamento al prossimo video, vi mando un bacio enorme.